questa nuova puntata di Enodegusta. Finalmente ritorniamo con un nuovo episodio dedicato appunto all'assaggio dei vini diciamo presenti all'interno della mia cantina, e oggi sono qua per presentarvi questo Nebbiolo, denominazione Langhe Nebbiolo DOC, denominazione di origine controllata, di annata 2018. In particolare è stato prodotto dalla cantina Mascarello, una cantina davvero poco conosciuta, se vogliamo, che si sta facendo spazio in questi ultimi anni, soprattutto grazie alla Milano Wine Week e grazie ad alcuni servizi che sono usciti anche sui telegiornali. Qui presento appunto questo Nebbiolo classico, sostanzialmente. La cantina si trova a La Morra, che è un paesino, una frazione del comune di Barolo, territorio molto vocato alla produzione appunto di Barolo. In particolare proprio la zona di La Morra è una zona molto importante appunto per la produzione del Barolo, quindi per la coltivazione di uve Nebbiolo atte a diventare appunto Barolo. Detto questo, andiamo all'assaggio. Ho deciso di portare questo vino proprio perché siamo arrivati già ormai a dicembre, quindi siamo in prossimità delle festività di Natale. Come ogni anno, sapete che io do appunto dei consigli, quali vini acquistare, cosa bere, eccetera. Essendo un dicembre che è iniziato già abbastanza con temperature molto basse, abbastanza basse, ho deciso appunto di portare un buon rosso, perché appunto il Nebbiolo, come in questo caso, come quelli che abbiamo anche già provato ad assaggiare in altri video, sono dei vini, cioè è un vino che un vino rosso molto molto importante dal mio punto di vista, e che accompagna bene soprattutto questi periodi invernali. Qui abbiamo un'annata 2018, quindi un'annata che ha comunque un po' di anni alle spalle, quindi avremo comunque un vino, secondo me, anche un po' più evoluto da questo punto di vista come caratteristiche. Oltre a questi, ovviamente ci sono molto bene, ci sono anche i vini toscani, soprattutto il Chianti, il Rosso di Montalcino, eccetera. Sono dei vini che comunque anche durante le festività di Natale sono molto si prestano bene ad accompagnare appunto i piatti molto importanti e sostanziosi di queste festività. Detto questo, abbiamo aperto il vino, andiamo ad assaggiarlo e a versarlo nel bicchiere. Ecco, poco perché giustamente. Bene, adesso andiamo ad analizzare appunto, per chi è nuovo sul canale, queste tipologie di video prevede principalmente un assaggio, una degustazione di un vino in particolare che io scelgo appunto all'interno della mia cantina. Questo vino l'ho acquistato un annetto fa, quindi è comunque rimasto in cantina per un anno, quindi ha comunque, secondo me, come già dicevo, una evoluzione comunque, perché non è un vino diciamo giovane. Adesso non so se ho qui, però mi sa di no, perché ne avevo conservati alcuni, ma non mi sembra. Dovrei aver già assaggiato un altro Nebbiolo, ma ne ho assaggiati anche diversi, se non mi sbaglio, già di annata. Voglio cercarlo perché sono curioso. No, non c'è. No. Se non mi sbaglio, dovrei aver già assaggiato il Nebbiolo di annata 2019, scusatemi. Per cui qua abbiamo comunque un'annata già che ha già un po' di anni in bottiglia questo vino, sicuramente.
e abbiamo comunque un affinamento ancora per un anno dopo l'acquisto in bottiglia in cantina, ecco, quindi già abbiamo comunque secondo me già un'evoluzione. Il colore rosso, sì, un rosso abbastanza intenso, tendente un po' al bordeaux, ecco, sì, si nota da questo punto di vista, da un po' che non faccio questo tipo di degustazioni, quindi però sono stato comunque al Fivi una settimana fa, quindi ho ripreso un po' a fare questo tipo di degustazioni andando a vedere appunto il colore, il naso e ovviamente il sentore in bocca. Al naso abbiamo sicuramente una parte speziata che si sente, una parte anche di frutti rossi, molto delicato se vogliamo, ecco, da questo punto di vista. Lo faccio roteare per farlo aprire e per scaldarlo un po', perché comunque qua la temperatura diciamo è intorno ai 15 gradi, perché non ho acceso il riscaldamento, quindi cerco un po' di scaldarlo nel bicchiere in modo tale da farlo esprimere un po' di più effettivamente. Adesso per far fuoriuscire se vogliamo quei sentori un po' più intensi, magari non so, che possono arrivare da una temperatura più elevata a cui si serve questo vino effettivamente. In bocca devo dire che è abbastanza equilibrato, c'è quella parte tannica che rimane nel finale, che si sente effettivamente, però un tannino devo dire abbastanza leggero. Abbiamo comunque una parte acida che si sposa bene comunque con una dolcezza, quindi un buon equilibrio. Si sente che è comunque un vino diciamo abbastanza giovane, non è un vino sicuramente giovanissimo, per cui non abbiamo quella spigolosità di un vino giovane, ovviamente non è nato 2018, e poi abbiamo anche un affinamento se non mi sbaglio in botti di legno. In bocca si esprime molto quindi questo equilibrio tra l'acidità che si sente ma è coperto e avvolto da un buon corpo e da una buona dolcezza, appunto. È un vino molto raffinato, adesso è un po' fresco secondo me, quindi a una temperatura ancora un po' più alta si esprimerebbe al meglio, però devo dire che si sente sul finale quel tannino abbastanza delicato che comunque non dà fastidio, non è che va a smorzare il vino, non va a renderlo effettivamente molto, non va a renderlo ruvido se vogliamo, rimane molto dolce, accompagna, diciamo, questa dolcezza accompagna il finale un po' tannico che però diciamo è gradevole al palato. È abbastanza persistente, ha una buona persistenza in bocca, gradevole persistenza in bocca, quindi devo dire che non è male, non è male. Bene amici, anche per questo episodio di Enodegusta è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente questo format è un format molto semplice se vogliamo e quindi non ha grande, diciamo che non è, come si dice, non abbiamo dei video molto lunghi in merito a questo format, proprio perché si va effettivamente ad analizzare un po' il vino, a capire un po' il naso, la bocca, cioè quanto è persistente il tannino eccetera, o la bollicina, la persistenza della bollicina per esempio negli spumanti. Quindi sono video abbastanza brevi in cui cerco appunto di fare un'analisi appunto dei vini e spiegarvi anche un po' il perché li ho scelti effettivamente. Questa è una spiegazione soprattutto per i nuovi iscritti al canale che magari si sono persi i video precedenti.
Detto questo, io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. Nei prossimi giorni registrerò anche alcuni consigli per le festività di Natale, che sono appunto imminenti, e quindi usciranno dei consigli dalla mia cantina per quanto riguarda i vini che ovviamente berrò molto probabilmente durante le festività di Natale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto sempre qua per un nuovo video. Ciao!